facciamo il tiramisù, panna e fragole. Seguitemi passo passo, sempre a modo mio, iniziamo. Due cestini di fragole, le laviamo e le tagliamo a pezzettini. Le fragoline sono tagliate, spremete un limone e lo versate. Tre cucchiai di zucchero, uno, due e tre. Mezzo bicchiere d'acqua, lo versate, girate e fate riposare. In una ciotola 500 g di mascarpone, fossero due, di contenitore. Schiacciatelo un poco, aggiungiamo la panna, serve uno e mezzo di panna. Una busta di zucchero a velo intera. Prima di usare la frusta elettrica amalgamiamo un po'. Iniziamo a frullare. Vedete, così deve venire e l'appoggiamo in frigo. Prendete uno stampo, gli togliete la base di sotto e l'appoggiate in un piatto più grande. Iniziate a fare la base sotto spezzando i savoiardi, così. Così, vedete? Iniziamo a mettere le fragole dopo che l'abbiamo collato un poco, così. Abbiamo fatto il primo strato con le fragole, adesso aggiungiamo la panna. 4 cucchiai di panna e lo stendete. Il primo strato di panna, vedete, deve toccare lo stampo. Dopo la panna iniziate a fare un altro strato con i savoiardi. Dopo i savoiardi facete un altro strato con le fragole. Dopo le fragole altri 4 cucchiai di panna. Livellate bene la panna e l'appoggiamo in frigo. Colliamo il resto delle fragole, così, che ci serve il succo. Mettiamola in una pentolina. Aggiungiamo acqua. Mezzo bicchiere di zucchero. E 2 cucchiai di amido di mais. 1 e 2. Lo facciamo addensare per 2-3 minuti, piano piano. Giusto 2 minuti ed è pronta, ecco qua. Le fragole che sono rimaste aggiungiamo la gelatina. Mischiate bene. Non lo fate fare troppo freddo o sennò si indurisce e lo mettiamo sulla torta. Gelatina messa, ecco qua. Decorate a piacere e va in frigo 3 o 4 ore, ci vediamo dopo. È pronto, lo apriamo e facciamo un po' così con il coltello. Risultato finale, ecco qua.